Il nuovo vescovo della diocesi di Bridgeport, nel Connecticut, Monsignor Frank J. Caggiano, è il figlio di immigranti caggianesi che nel 1958 abbandonarono il paese per tentar fortuna in America. Arnaldo e Gennarina, questi nomi dei genitori di Monsignor Frank, partirono con la primogenita Antonia. Gennarina era incinta. In America, Brooklyn, qualche mese dopo, il 29 marzo 1959, la donna partorì. Era domenica di Pasqua quando venne alla luce Frank Caggiano. Frank, sin da piccolo, mostra una forte spiritualità, va a messa con la mamma e a scuola dei gesuiti. Nel 77 entra nella prestigiosa università di Yale, riempiendo di orgoglio il padre che di lavoro fa lo scaricatore di porto. Il corso di scienze politiche però non lo rende felice. Frank sente forte la vocazione sacerdotale, così si iscrive nel collegio dell'Immacolata Concezione, abbandonando la prestigiosa università e deludendo il padre. Nell'87 Frank è ordinato sacerdote. Il padre, che in chiesa non andava da 20 anni, da quando aveva litigato con un pastore, quel giorno era lì che piangeva dalla gioia. Il giovane prete continua gli studi in teologia dogmatica a Roma. Nella capitale Frank dovrà imparare l'italiano da zero, perché quello che parla in realtà è il dialetto caggianese. Ritorna in America e continua la doppia attività di prete e professore universitario. Nel 2003 Papa Giovanni Paolo II lo nomina cappellano papale. Avrà altri incarichi importanti nella curia americana, fino al 31 luglio, quando Papa Francesco lo nomina vescovo di Bridgeport, una diocesi con 500.000 fedeli. Ora lo chiamano Bishop Frank J. Caggiano, e pensare che per i genitori doveva chiamarsi Francesco, proprio come il Papa che l'ha nominato. Fu l'infermiera a mettergli quel nome americano, ma non conoscendo l'inglese, Arnaldo e Gennarina non riuscirono a farsi capire.